vabbè ragazzi, diamo da mangiare qui alle nostre vacche, però sono le 2.58. Energina doveva portarmi un trattore, doveva tutto fare di nascosto, qua sicuramente ha preso sonno. No, adesso sarà lì incapeata in letto a far niente praticamente. Adesso la chiamo, vediamo subito. Allora aspetta, il numero cos'era? Anzi, 69 XXYZ 69 69. No, l'ho sbagliato. No, ah no, è qui, era di che altro. Allora, aspetta che intanto ok, pronto. Ah, sarà indormenciata in letto. Pronto? 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 Ma lei vuole chiamare? Il trattore! Ma non c'è pas solo perché ti spiego. Ah sì. Quando è che femmine dice ti spiego? No, è perché c'è un problema grave che ti sconvolgerà, cioè sconcertante. Praticamente no, io stavo vedendo la terra, no, anche le manca 10 alle 2, no? Quindi ero puntualissimo. E ti ha preso un colpo di panza e non ti è più venuto a venire. No, no, stavo per quasi arrivando all'entrata del tuo farm, suonate il claxon, e arriva qui sia e mi sequestra tutto perché dice che il trattore è troppo pesante. No! Per il rimorchio. Lei ha sequestrato tutto per 30 giorni e mi ha fatto pagare anche 15.000 euro in più perché gli ho detto, ma come, cioè, ti capisci? Ma mi serve un trattore, cioè, serve un trattore. Sei tu Tony adesso che vieni a sapere così, mi fa un collasso, ma cioè un... Per il suo compagno trattore. E il parte parlare in russo, chi lo ferma più? Ma sei sempre più bastardo, poi si occhi cose. Sì, ma anche tu, cioè, dovevi dimmi che avevi di morchio al di sotto del... No, questo è del negozio, mi pensavo fosse regola io. Se no, aspetta, oh, mi c'è passato qua, Maria, il capannone nuovo. Che c'è? Ho visto una seminatrice smaltarci su il capannone. No, pensate avere te se ne paia qui che fa chi. Sì, sì. Vabbè. Sì, ma mi serve un trattore, cioè, ho uomini fermi qua, adesso... Adesso cosa che dico a Tony che il trattore si ferma un altro 30 giorni, cioè, guarda, mamma mia. Beh, ma se ti serve un trattore subito in media ora, io ce l'avrei, cioè, che potente. Sì, ma non voglio il same che hai in negozio, mi serve una cosa potente. Ne è arrivato uno nuovo in iscrizione stamattina. Quanta cavalleria ti serve più o meno? Meno che più. Più è meglio. Cioè, dimmi un minimo, insomma. Più, se più di più di più di più. Cioè, di più. Io mi è arrivato il... Aspetta, guarda le stile qua. Ah, il signora. Class Xerion da 450 cavalli. Sì, dai, 450 cavalli dovrebbero bastare per il momento, casomai dopo vedremo una cicchettata e... Vale. No, per il momento questo. Se no il same, appunto, se vuoi il same. No, mi vedo già scontrini dell'officina che viene fuori chilometrico. No. Ascolta, allora ti metto via il class ora. Sì, guarda, domani adesso è... Beh, meno che non vuoi... Dopo ti dico tutte specifiche, robe. Sì, a meno che non vuoi che passi adesso 3:20 di notte adesso a prendere... Adesso intanto ero sotto le coperte nel mondo dei sogni e tacca il catara del noise, cioè... Capito? Un spavento proprio micidiale. Vabbè, sì, vabbè, allora vai, passo domani mattina presto a prendermi il trattore e... Sì, va bene. Prepara le carte, prepara tutto adesso, via, su dal letto, via, veloce, prepara no, tutto. Adesso torno sotto le coperte perché c'è... Ah, signor. Vabbè, dai, tanto qua adesso vuoi in letto anche a me Va bene, dai. Allora, ci vediamo domani. Va bene, ciao. Comunque ragazzi, qua io dovrei indagare su chi che ha maccato il pilastro qua. Secondo voi secondo voi chi è stato? Casomai lasciate un commento, dopo vi faremo un po' di stucco, tireremo su dritto il pilastro. Sono Beppi. Dimmi. Sono Edo. Sì, pronto, buongiorno.
Eh sì, buongiorno. Dai, vieni a raghinare l'erba finché si muoia, che Rivo, dopo rivo, rivo finché se sfila. muoia, che sennò dopo si sugano, si può E ranghinarla. sono stato ieri anche al campo 20 mestiero. Ma serve erba, perché se Sono proprio stato a finito. tagliarlo. Rivo, 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 Non si. aspetta che mi attrezzo con un attrezzo, con un mezzo attrezzato di mezzi. Ma Va bene, pensavi ragazzi. di andare in letto? No, 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 assolutamente mai pensavi Ah. di andare in letto adesso. Anzi, Guido, chissà che qualcuno mi chiama a fare qualche lavoro, perché sennò no, no, bisogna assolutamente sfruttare ogni secondo di vita per poter lavorare. Fa. Più che altro qua il problema è di trovare il ranghinatore adesso. Ora Lei al suo allora, posto? va. Bene, Questo arrivo, mestiere arrivo, qui, cioè. arrivo, arrivo, sì. Non mi ha detto niente. Vabbè ragazzi, andiamo a ranghinare il Pensavo che mi avrei campo. fatto da fate. Andiamo a ranghinare il campo e poi domani mattina subito andiamo a vedere questo trattore classico che mi sembrava lontani ricordi forse di averne preso uno, ma no, sono passati troppi anni di problemi da risolvere, immigrato da Stargate Adria, e quindi non ho potuto imprimare È raccolta. importante Stargate che non stanno testaga, Luda Drio, è quello importante, Ah, infatti. Stargate Adria nel senso Nel tenerlo nocio. d'occhio. Perché fa danni sempre. Ma che Vabbè. campo. Aspetta, questo qua. Pare che giri, che mi sono fatto. Ok ragazzi, allora durante la notte abbiamo raccolto, ranghinato, imballato, insomma, fatto tutto, un po' raccumulato un po' le balle di erba. Adesso sono quasi 6:10 mattina, assolutamente bisogna. Qua non si sa chi ha rovesciato tutte le balle, vabbè. Bisogna assolutamente chiamare Energina qui, che mi assolutamente mi serve il trattore. Bisogna fare tanti lavori, ranghinare, seminare, fare trasporti, rimorchi, insomma, bisogna assolutamente fare qualcosa. Adesso chiamiamola, il numero, aspetta, era già salvato in rubrica, e quindi siamo a posto. Aspetta qua i balloni, mettiamo un attimino. Ok, vediamo di comporre il numero. Boh, il telefono suona. Pronto? Sarà in letto davanti. Deia! Dai, sei pronto, Ti avevo trattore? chiamato 4 ore fa, 2 ore fa, 3 ore fa, quale È pronto, trattore? Vengo a prenderlo, tutto pronto? sia. Ma sono Dai, no, 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 abbiamo gentissimo, bello. Arrivo là subito, 5 minuti io sono là. Dai, non mi interessa niente, tanto mi serve il trattore. Ma vado a prendere Aspetta che mettiamo a PCB, dai, ci vediamo dopo. Chi è? la macchina, arrivo. Energina. Sì, va andare urgentissimo, guarda, ho già il trattore in moto. Va Ah, bene. c'è anche Mosterina, sveglia a buon'ora, guarda, 6:18, Mosterina già che lavora, ottimo, ottimo. Ha finito di raccogliere le patate perché stasera mi farà un piatto proprio di patate al forno con questo pollo rosto, patate al forno, Sì, quindi. pollo rosso. Ma sicuro che gli sia passato il fatto di aver sporcato il bagno? Sì, se sarà anche dimenticata, vuoi che si ricordi femmine. Dai, che andiamo qua. Sa che sia già lì, che vediamo di questo trattore qua. 500 passa cavalli, quanti sono, che serve assolutamente. E poi se è come penso va bene, soprattutto anche per fare un certo tipo di lavori, quindi siamo proprio top. Eccoci qua, dai che siamo arrivati. Dove sia sta femmina qua? Dove sia? Oh, ma cos'è tutto questo casino? Appena arrivata. Oggi qua, aspetta che andiamo a suonare subito che si sveglia. Oggi qua, porta, Dove mamma cassa? mia. Dove Pronto? Din don din don din don din don din don din don din don. non so che suoni. Dai, Anche dove? sono 6:25, dai, dove sei il trattore qua? Dove sei? Qua, Questo cosa qua? stai facendo? Questo qua, dai. Sì.
Rapidi, che tu c'hai una mano, segna le scale, non so. Chi è qua? Ma dove sei? Pronto, entrata? Buongiorno. Maria, io non sono nessuno. Ah, sei qua, sei qua. Mi sono buttata giù. Buongiorno, buongiorno. No, buongiorno, un pizzero perché mi è andato due volte. Dai, buongiorno. Guarda, anche i fari accesi così si vede meglio. Vabbè. Ecco, adesso non si vede più niente. Ecco, dai. Sarebbe, è il trattore che sarebbe questo qua, il trattore. Sì. Da 5.000. Come 5.000? No, è da 500. Ieri sera avevo letto male, era il modello base, noi avevamo il modello maggiorato a 560 cavalli. Ah, bene, 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 bene. Quindi è marmita così davanti, ben Zavora, sì, sì. Da 3 tonnellate. Sì, sì, dai. Ma no, sì. Giusto per curiosità, quant'è che viene a costare? 300.000 euro. Quanto? 300.000 euro. Perché vabbè, anche la Zavora davanti che è costosa. Vabbè, dai, 290.000 e siamo a posto, no, dai. No. Aspetta che firmiamo le carte. Mi ha rotto la vetrata l'altro giorno. Mi ha rotto anche il Same, le ricordo quando è scappato con il suo amico Tony. Cioè, mi ha fatto un sacco di danni, mi pare il minimo. Eh sì, ma dov'è il chilo? È per colpa sua, ecco, mi ha fatto anche sequestrare il camion, cioè. No, 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 aspetta, ferma, tutto è colpa tua che non è, sei stata, cioè, bisognava... Scusa, l'imboscata col chilo di chi è stata colpa? È mia colpa mia, se Tony si libera... Fermate un attimo, che... Mi segui, mi metti ansia. Mamma mia. Che Tony è scappato così, è arrivato quando è arrivato. Poteva arrivare oggi come domani, come adesso, come tra 3 giorni. Vabbè, scusa, è tutto per colpa tua, insomma. Se non c'era il Kiro, non c'era il camion, casino, via, ciao, bye bye. Vabbè, dai, fammi 1000 euro, sconto il manco. Ok, 301.000 euro. No, no. 298.000. No, a casa mia 300 meno 1 fa. No, sì, ma uno è. Sì, dai, bisogna abbonare un po'. Dai, qua che firmiamo. Vabbè, dai, 299, vai. Dai, vieni qua, firmiamo le carte. Madonna, per 1000 euro queste cambia. Dai, pronto? Firmo. Sì, ho fatto stanotte carte. Ormai. Aspetta, che devo fare una cosa. Ding dong, ding dong, ding. Ok, bene, firmiamo. Allora io adesso installo sulla scrivania un sistema di catapulte che appena appoggi il dindon ti catapulta via. Ok, allora il dindon poi lo appoggerò da un'altra parte. Va bene. E per quando salgo e dopo torno a casa a piedi, è già tutto pronto. Aspetta, aspetta, che qua è una scarpia qua sopra. Aspetta un secondo. Che scarpia? Ah, ecco, qua. Boh. Qua, qua dove sono io? Ma non vedi qua che ci sono le ragnatele sui travi? Ma ci sono anche 2 chili di scritti di piccione sui vetri là. Cioè, vedo, guarda, tutti i puntini qua. Devo assumere uno che me li pulisce, guarda. Guarda quanta roba che c'è. Va, grazie, lavori. Senti che se ti fai male dopo è responsabile. Mamma mia. Dai, cava via sto trattore qua che andiamo a casa. Dai, arrivo. Ma è rimorchio in vendita. Rimorchio? Certo, tutto in vendita. Lo caso mai dopo posterò un altro giorno a prenderlo, perché va bene. Al momento sono a posto, però potrebbe servirmi. Va bene, dai. Siamo. Dai, che dopo ti udite dirti una cosa dopo. Cosa? Dimmi la roba. Non so, mi hai detto che dove. Ah, comunque anche la cabina che si via. Ah, ottimo, così lo utilizziamo subito per facciare il prato. Bene ragazzi, siamo a casa e vediamo di allestire un attimo qui l'AS e dopo prepariamoci per falciature aggressive. Sono qua le falciatrici. Dove? Sono qua. Ecco. Sono qua. Che faccio una cosa che sì, devi spostare quella davanti prima. Però ho venduto dai, io. Piano piano piano, boom! Occhio quella lì, ragazzi. Portala qua indietro, qua in mezzo. Dai, vieni, boom. Sì, suona. Questo qua cavalleria. Boom, adesso devi... Devo agganciare l'altra parte, no, vengo su. No, giusto. Occhio qua, attenzione. Oh, buongiorno. Ora qua. Buongiorno.
Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno. Ho appena finito il seminario, ho fatto tutta la notte del semine. Sì, sì, guarda ottimo. Guarda che la spacca la trae su questa. Ho visto, sì, devi già girare qua e faccio tricchi. Bisogna girarle, ma niente, capisce sta femmina. Zina, dai, ma. Qua perché vedi già dopo l'inizio, fine inizio, oggi qua mi sono su. Ma perché te stai a distruggere gli attrezzi di apparti? Cioè, avete fatto una palla più grande. Guarda qua che. Piano, piano, attenzione. Okay. Dopo viene ma fuori mostrina isterica che è moroto no, qua. No, l'hai fa bravo. Okay. Oh bene. Allora adesso vi faccio vedere una cosa molto interessante. Sì dai, mi faccio vedere. Porco, aspetta un secondo. Cosa succede qua? No, quella è acqua? No, è la cabina. Mamma mia, ma c'è pianta del colpo. Chi è quello che ha messo via i rimorchi di carga baioni, va? Ah, c'è volta. Si gira tutto in modo da poter utilizzare l'anteriore. Oh, bene. Ma io parerò sul silo. Cioè, sembra... Ottimo per insilati e appunto si fa già tu l'erba. Sì, dopo lei va fuori. No, scusa, direi John. Sì, però per andare per strada bisogna andare via dritti, normali invece. Per legge. Io so che ho messo via i rimorchi qua, perché non è una laurea a mettere via così male. Beh, guarda che sì, c'è gente che fa studi specifici su come mettere via le cose. Cioè, non è una roba proprio così. Sì, ma guai, che c'è qua tre secondo me. Vabbè dai, dettagli. Manetta, bro. Dettagli. Vabbè, dai. Dammi qua sto. Sì, aspetta che finisce di tirare, se no mi coppo. Ma c'è un regolatore di pressione che non vorrei mai trovarmi su Marte, Giove e Saturno in un stesso momento con la cabina qua. No, che non parte di colpo come era successo col terzo punto a me un po' di tempo fa, sa. Ah sì sì, no, qua c'è. La cannonata me trovo piantato su quel quarto capo. No, sono tecnologie nuove, okay, non okay, queste robe qua. No, no, sa, tanto per. Pistoni. Tanto per sicurezza. Bene. Faccio questo qua. Allora Marco, se vede che mia energia sono fatti uno per l'altro, cioè che mo stesso clacson. Va bene qua. Fettitrici sono tutte per aria e Edo. Vabbè dai. Perdi i balloni. Balloni dietro che volano. Va bene Gina, qua. Vieni qua, devo dirti una roba segreta. Roba sto per andare via. Incredibile. Guarda, beh, ho alto c'ho tutto. Energia. Mi dica. Ciao. Bene, dai che andiamo a tagliare l'erba di casa. Voglio che mi fa l'erba o voglio tirarla? No, no, bisogna fare. Penso che. Oddio, aspetta che vediamo. Signor Edoardo, dai che. Mancherebbe più erba. Ciao. E cosa fermo tutta l'erba? Erba, bisogna fare erba assolutamente. Sì, abbiamo solo due pile. Where is my bene. My bestia. Via che andiamo. Mi finisce qua con le bestie e dopo arrivano. Vai, dando. Prepara in grassa, in battrice, prepara tutto. Non c'è un ordinatore qua, perché guarda che metti via 3 se non la posso accertare. Ah, è Marco. Vai giù. Vediamo come se la cava nelle alture. Beh, macchina qua, ma. Beh, macchinetta alta così da terra si vede. Ruote là, non pesa tanto. Sì, ruote stessa altezza, ruote anteriori, ruote Marco. Posteriori. Dovrebbe Marco, avere anche in alta macchinetta, perché molta trazione. Tendo basso al massimo in reginatura potente adesso, sempre se l'erba è cresciuta, perché qua bisogna sempre vedere un attimo. Sì. Bene, prepariamoci, intanto giriamo la cabina adesso, non so, un po' titubante, non vorrei mai da attrezzo facitrice da dispiegare. No, non vorrei mai catapultarmi un attimo sulla luna, che sempre paura che magari che l'elettrovalvola, a valvolina, un attimo dopo trovarsi. €10.000 Oh, ma prima di mandare di tagliarla ha voluto che andiamo avanti il tempo, ci stai dando occhiate da catrebbiare. Aspetta, intanto vediamo di partire qua, dopo vediamo il tempo, mettere logico cosa. Bene, qua
Gli spieghiamo anche quella davanti. Mi sa che devi già finire di tagliare. Silenzio, adesso c'è il sound di quelle delle faccettrici, quelle grandi. Questa è un'emozione ogni volta. Ma che tipo di emozione? Oh, senti, senti, grazie bestia. Bene, qua possiamo, possiamo partire. Aspetta, vediamo in esterno cabina come, com'è la faccenda. Ma taga GPS, se cioè, dopo. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta che. Guarda che in teoria si abbassa, se selezioni qui a grande, andate a basso uno si abbassa tutto. Sì, sì, no, volevo di partire un attimo a favore qua del campo. Aspetta che attentiamo il GPS, così dopo andiamo più dritti, andiamo meglio. Cos'è? Aspetta, no, qua, perché dopo mi vengono e vedete pagina. 50 metri di lavoro abbiamo. Anche qui che è la ranghinale 8.4. Anche qui che è la ranghinale, le pregate di attaccare al GPS. Mia, già così non GPS, se altre persone che non conveniamo. Bene, 8.4, vabbè dai, abbondante. Dai, morse. Abbassiamo. Guarda, la si calza anche altro tempo. Ah, parte un po' lentino, ma dopo guarda, appena si avvia, cioè facciatrice richiede comunque potenza, guarda che bestia. Guarda dietro di te, Marco. Guarda, giusto larghezza proprio top. Ranghinatura, dov'è l'imballatore, il mastro imballatore qua? Il mastro imballatore è un attimo per il mio spostamento. Ah, ok, ok. No. Ah, perché vedevo, non vedevo nessuno allora. Adesso arrivo io. Adesso qui ragazzi vedo tutto il campo da... Motore Cat G9 a terra. Motore Caterpillar. Yes, 6 cilindri. Thank you.
Ragazzi, qui campo praticamente finito, manca l'ultima passata per quanto riguarda il taglio, dopo abbiamo, come vedete, già imballature in corso e forse anche la raccolta. Vabbè, io direi che anche per questa 63esima puntata è tutto, salutiamo qui anche i nostri operai, abbiamo Budir. Ciao a tutti. Poi abbiamo Energy, che salutiamo noi, che non si saluta da solo. Abbiamo Edo. Ciao a tutti. DVD. Ciao a tutti. Il nostro esperienziato stagista. Ciao a tutti. E poi abbiamo ovviamente la persona che più ha lavorato, insomma, ha dato proprio il 100%. Abbiamo Basta. Ho idea che stavolta posso aiutare, se andrà a finire da qualche parte. Ah no, ho idea che sia a caccia dei quaglie, un po', se il giorno del caccia dei quaglie. Bene, un po' esagerato. Voltiamo, sì, beh, non so, sarà quaglioni. Dio caro, che guai. Vedete che... Sarà un... Stato un metro. roba che tira la quaglia se sue a tisa nel mondo. No, ma se quaglioni, se roba da 2-3 quintali, insomma, se che sia... Il caricatore con il caricatore frontale. Se che va a fare un pranzo per 20 euro. Caricatore giù, l'aspira polvere che quaglia la mente. Ma questo che va a fare un pranzo per 28 persone? Sì. Va bene, ragazzi. Grazie. Direi che anche per questa puntata è tutto. Mi raccomando, tenetevi prontissimi per la prossima puntata. Avremo sicuramente molto da fare e da mettere in opera sempre il class. E dopo, ovviamente, adesso qui bisognerà far passare un po' di tempo perché... per poter riavere il nostro Kiro. Intanto Tony era andato un attimo a fare qualche commissione, sistemare un po' di carte per fatto. Vesti quando torna che scopre che il compagno trattore non mamma mia, secondo me gli parte il russo assassino e va a riprenderselo. Comunque vedremo, state sintonizzati sul canale. Bene, ciao a tutti e alla prossima, ciao.